L'amichevole infrasettimanale di prestigio per il Popoli Calcio che ha ricevuto il Pescara impegnato a preparare la trasferta di domenica prossima sul campo del Genoa. Nonostante la mara annata, il Delfino ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del comunale. Le offerte libere lasciate all'ingresso agli sportivi hanno permesso alla società calcistica popolese di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di un defibrillatore, apparecchio di grandissima utilità la cui presenza sarà obbligatoria negli impianti sportivi. Ad accogliere il Delfino è stata tutta la dirigenza della Popoli Calcio, con in testa il presidente Angelo Bianchi insieme ai bambini della scuola calcio. La cronaca dell'amichevole vede il Pescara subito avanti grazie al gol di Cascione. Poco dopo, al 13° è Caraglio a raddoppiare per il Pescara. Primo tempo ordinato da parte del Popoli, che al 26° va in gol con il giovane Di Gregorio per il momentaneo 2-1. Nel finale della prima frazione di gara il Delfino va a segno in rapida successione con Sforzini, Selic e Blasi per il 5-1 con cui si arriva all'intervallo. Diversi cambi nel secondo tempo, durante il quale il Delfino prende il largo con la tripletta di Abbruscato e le reti di Vukušić, Rizzo e Bjarnason, che chiudono i conti in un pomeriggio di festa al comunale di Popoli, la degna conclusione di una annata positiva per la ultracentenaria società biancazzurra, per la sua prima squadra e per le sue diverse categorie giovanili. Una giornata dedicata allo sport puro, a una giornata di puro divertimento, e chiaramente è una bellissima cosa quella di essere riusciti a ospitare una squadra di Serie A. Tutti quanti stanno qui con noi a fare festa e sperando appunto un futuro ben più prospero. Ricordiamo anche il nobile scopo di questa manifestazione, l'acquisto di un defibrillatore. Sì, questo è forse il punto più bello di questa iniziativa, perché, che io so, tra un 24 mesi il defibrillatore farà parte obbligatoriamente di un kit sportivo, per cui noi abbiamo unito questa giornata di festa a questo gesto, diremmo noi, nobile, quindi tutti quanti hanno dato la loro offerta per raggiungere questo obiettivo, perché appunto noi abbiamo bisogno di questo defibrillatore, perché è di obbligo tra un po' di tempo per quanto riguarda tutti gli sport e tutti gli stadi.